Bentornati amici, siamo di nuovo nella cucina per tutti, ovvero la mia cucina a vostra disposizione. Cosa cuciniamo oggi insieme? Vogliamo fare un ragù che può essere utile per accompagnare delle buone pappardelle, delle buone pennette o addirittura delle lasagne. Davvero un'ottima preparazione quella che facciamo del ragù. Vi faccio vedere anche qualche mio piccolo segreto. Quindi, se siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti, mettiamoci al lavoro. Ci serviranno 400 g di carne di manzo e 300 g di carne di suino. Come potete vedere c'è anche un bicchiere di vino rosso per sfumare, del sale, del pepe, dell'olio. Poi ci servirà anche dello zucchero, ma vedremo nella preparazione. Un trito di sedano, carote e cipolle, un limone, anche questo vi farò vedere a cosa ci servirà dopo, delle bacche di ginepro, un rametto di rosmarino e 700 g di passata di pomodoro. Andiamo a vedere come preparare il sugo. Per prima cosa prendiamo il rosmarino, lo tagliamo in questo modo, così da ridurlo a piccoli pezzettini. Una volta che abbiamo completato l'operazione, lo mettiamo da parte, prendiamo il ginepro, vediamo magari se riusciamo a prendere anche qualche pezzo, come vedete, e tagliarlo, così darà maggior sapore al nostro ragù. Benissimo, io ho unito le due spezie insieme, ora andiamo a vedere come preparare il ragù. Bene, in una pentola abbastanza capiente, accendiamo il fuoco, mettiamo dell'olio d'oliva, e il nostro trito a soffriggere. Quando comincia a imbiondirsi la verdura, andiamo a inserire la carne. Perfetto, la verdura sta soffriggendo, andiamo a inserire i due pezzi di carne, di manzo e di maiale. Bene, teniamo il fuoco medio per 3-4 minuti. Come vedete la carne sta già cominciando a cambiare colore e a rilasciare insieme alla verdura tutti i suoi sapori, tutti i suoi profumi. Fra 2-3 minuti andiamo anche a inserire il vino, che così fa la sfumata e dà ancora di più il sapore alla carne. Prima di andare a mettere il vino però io aggiungerei un po' di sale, così facciamo in modo che la carne rilasci subito i suoi liquidi, e del pepe. Una pentola grande così, una casseruola così grande, ci permetterà di avere una cottura più omogenea del nostro sugo, del nostro ragù. Perfetto, sempre tenendo il fuoco medio, andiamo a inserire il nostro bicchiere di vino rosso. Allora, potete utilizzare anche il vino bianco, non c'è nessunissimo problema. Benissimo, l'alcol è evaporato ma ha lasciato un bel colore alla carne. Ora andiamo a inserire la nostra passata di pomodoro. Abbassiamo un po' la fiamma. Dopo il pomodoro andiamo a mettere le nostre spezie e andiamo ancora ad insaporire con un po' di pepe. Mescoliamo. Quando il sugo ritornerà a bollore, perché ovviamente il pomodoro è freddo, quindi fa contrasto con il caldo, lo riportiamo a bollore. Lo copriamo, cottura lenta per 30 minuti, poi vediamo se è il caso di aggiungere il brodo che ho precedentemente salato, mi raccomando sempre caldo. Bene, il pomodoro si è scaldato, sta cominciando come vedete a sobbollire, copriamo e aspettiamo questi famosi 30 minuti. Benissimo, io vado a togliere il coperchio dopo che sono passati circa 30 minuti, e vado ad aggiungergli, dopo aver dato una bella mescolata, come vedete, un po' di brodo. E chiudiamo nuovamente col coperchio. 30 minuti, ancora a fuoco basso. Allora ragazzi, vi faccio vedere una cosa. Sono passati 30 minuti. Cosa facciamo ora? Ve lo ricordate il limone? Ecco, questa è ovviamente una mia ricetta del ragù. Io vado a grattugiarne un pochino di scorza
all'interno del nostro sugo. Mi raccomando, cercate di non prendere troppo il bianco, perché altrimenti renderà amaro il sugo. Non molto, ovviamente, perché sennò diventa una crema pasticcera e non un ragù. Ecco, vedete? Questo è quanto. Siamo arrivati a circa 2/3 della cottura. Mescoliamo per bene. Di nuovo il coperchio. Un'altra mezz'ora abbondante di cottura. Ecco, questa è ovviamente una mia rivisitazione di questo gran classico. Di ricette ce ne sono davvero tantissime, ognuno lo fa nel modo che preferisce, anche perché quello depositato come ricetta, intendo, alla Camera di Commercio di Bologna, vi assicuro che è tutt'altra storia, ci vuole il latte e quant'altro. Io lo faccio così, vi assicuro che è veramente molto buono e saporito, e vi può essere utile sia per cuocerci la pasta, quindi per condirla, ma anche per fare una bella teglia di lasagne. Però vi assicuro che se fate un bel crostino di pane al forno e ci mettete su questo bel ragù ristretto, perché poi vedrete come viene alla fine, vi assicuro che anche da mangiare come bruschetta è davvero il top. Allora, il ragù fra circa 20 minuti è pronto, infatti l'acqua sta evaporando quasi tutta, facciamo un bel sugo ristretto come dicevamo prima. Io vado a inserire dentro per questi ultimi minuti mezzo cucchiaino di zucchero. Allora, in realtà non va a togliere lo zucchero, l'acidità al sugo, al pomodoro, in genere si pensa sempre questo. Quello lo fa il bicarbonato di sodio. Io ho reso il piatto, scusate, il sugo un pochino più delicato, un pochino più dolce. Ovviamente non andrà a intaccare la salinità che c'è nel ragù. Io ho appena spento il fuoco. Come vedete il sugo, guardate, si è ben ristretto. Ora lo vado a mettere in una bella ciotola e poi possiamo decidere se tenerlo in frigorifero al massimo per 2 giorni, se lo vogliamo congelare o se lo vogliamo utilizzare subito per condirci la pasta oppure fare una bella teglia di lasagne. A voi la scelta. Ecco qua, lo andiamo a inserire in questa bella ciotolina di porcellana. State attenti a non sporcarvi. Eccoci ragazzi alla conclusione della nostra ricetta, del nostro buon ragù. Aspettate, ve lo faccio vedere da vicino. Guardate che bello, si è ben ristretto. Ovviamente oggi non facciamo la prova dell'assaggio, perché questo, come vi dicevo prima, ci servirà per condire la pasta o per preparare una buona teglia di lasagne. Dopo però non vi prometto che faccio forse un assaggino con un bel crostino di pane. Comunque, ci vediamo la prossima volta con un'altra video ricetta. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, lasciate un po' di commenti qui sotto se vi è piaciuta la ricetta e se volete anche provare a farlo, a cimentarvi voi in questo buon sugo, alla preparazione di questo buon sugo. Ci vediamo quindi la prossima volta dalla Cucina per Tutti. Un abbraccio. Ciao ragazzuoli!